Si chiamava Kate Burkett. A 6 anni di età fu colpito da un sarcoma dei tessuti molli, un tumore che va a colpire direttamente i nervi, i legamenti e i tessuti connettivi. Costretto su una sedia a rotelle, nonostante ciò il pensiero era quello di vedere la mamma felice vestita di bianco sull'altare in un matrimonio. Con la malattia che però andava inesorabile verso il suo atroce destino, Kate non ha mollato e non si è rassegnato di un centimetro, combattendo fino all'ultimo per andare a realizzare il suo sogno e quello dell'amata mamma. Il matrimonio infatti c'è stato, della madre ripeto, in casa ha mantenuto la promessa per il suo sorriso e per quello della sua amata madre. 3 giorni dopo però è arrivata la morte, la vecchia signora con la falce di colore nero è arrivata dopo una battaglia lunga, farraginosa, che purtroppo non poteva vincere. La mamma commossa ha pubblicato su Facebook tutta una serie di immagini che mettono in mostra quel coraggio, quella forza, quella virtù che ancora era presente fino all'ultimo momento della sua vita in suo figlio Kate Burkett. Grazie Kate Burkett, riposi in pace. Amen.